Chieti si stanno per affrontare Fondi e Ambra, il secondo match della pool d'ammissione ai playoff, alle semifinali scudetto della Serie A maschile prima divisione nazionale. L'abbiamo già detto ieri in fase di telecronaca del match che aveva visto affrontarsi Pressano e Fondi, tre squadre, un solo posto in semifinale scudetto per raggiungere le già qualificate Junior Fasano, Terra Aquila Carpi e i campioni d'Italia del Bolzano. Si affrontano, abbiamo detto, oggi Ambra e Fondi, il Fondi che ieri è uscito sconfitto con il risultato di 25 a 21 dal Pressano, mentre per l'Ambra è l'esordio in questa pool d'ammissione qui alla Pala Santa Filomena. Andiamo insieme a vedere le due formazioni, l'Ambra che figura come formazione di casa, che schiera il suo capitano Mirko Ballini, poi Edoardo Chiaramonti, Gianni Dei, Marco De Stefano, Andrea Di Marcello, il portiere Pierluigi Di Marcello, Filippo Faggi, Carlo Mannori, Luca Maraldi, Edoardo Morini, Alessio Naldoni, l'altro portiere Matteo Trinci, Petras Raupenas e Simone Margheri, il tecnico è Roberto Morlacco. Gli risponde dall'altra parte mister Giacinto De Santis con il suo Fondi che schiera la stessa formazione, quella che aveva affrontato ieri il Pressano. Il capitano è Stefano Di Manno, a seguire Gianluca Di Manno, Stefano Dettore, Giovanni D'Angelis, il primo dei due portieri, il secondo è Marco Amendolagine, a seguire Vincenzo Panariello, Filipovic Antonio, Luis Martin Molineri, Onorato Pestillo, Marco Lauretti, Gianluigi Di Cicco, Aldo Riccardi. Abbiamo detto il tecnico è Giacinto De Santis, arbitrano l'incontro i signori Cosenza e Schiavone, il delegato della FIGH è Giuseppe Nasca. Ieri dunque il successo del Pressano col risultato di 25 a 21, un risultato che permette ai trentini di guardare con fiducia alla gara di domani. Il Fondi invece oggi ha la necessità, se vuole restare in gioco, se vuole tenere aperte le sue possibilità di qualificazione, ha la necessità di vincere oggi. Per l'Ambra esordio in questa pool d'ammissione, anche i toscani ovviamente cercano un successo per rendere poi decisiva la gara di domani contro il Pressano, ancora alle 16 e ancora in live streaming su fgh.it. lo ricordiamo, chi vince questa pool d'ammissione raggiunge il Bolzano in semifinale scudetto e giocherà il prossimo 1° maggio in casa alle ore 16:30 in diretta su Rai Sport 2. L'altra semifinale invece vedrà affrontarsi Carpi e Junior Fasano, con prima partita al Pala Bursi di Rubiera sabato prossimo. Tutto pronto, qui al partiti al Pala Santa Filomena. Attacca l'Ambra con Maraldi, poi Faggi che è il terzino destro, Raupenas terzino sinistro, il pivot è Andrea Di Marcello, subito un fallo su Di Marcello. Faggi, poi De Stefano, l'apertura per Dei, palla che finisce direttamente fuori. La recupera D'Angelis. Rimette in gioco il pallone Riccardi, è il terzino destro titolare del Fondi che poi schiera Dettore come terzino sinistro, Di Cicco alla sinistra, Antonio è il centrale. Antonio, Riccardi. Ancora Riccardi, l'incrocio per Dettore, c'è stato però infrazione di passi ravvisata dalla coppia arbitrale, può ripartire l'Ambra sempre 0-0, un minuto di gioco. Di Marcello, vediamo se trova lui il pertugio, la rete del vantaggio dell'Ambra firmata Andrea Di Marcello, 1-0, 1 minuto e 23 sul cronometro, vantaggio Ambra. Ambra che vediamo proporre un cambio attacco difesa con Chiaramonti che prende il posto di Maraldi.
girare il pallone il Fondi, Riccardi, poi Antonio, De Torre, pallone che rimane lì. C'è il fallo in attacco, palla persa dal Fondi, Raupenas, poi Lambra che calma il gioco con Di Marcello. De Stefano, pallone, il fallo, pallone perso dall'Ambra, in attacco l'Ambra, Raupenas, poi fa girare il pallone Maraldi, Faggi, incrocio, va come secondo pilota, poi esce subito in appoggio di Marcello, Raupenas praticamente dagli 11 metri, la rete di Raupenas, doppio vantaggio Ambra 2-0, sono trascorsi 3 minuti e 19 secondi. Riccardi, Antonio, il tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, la raccoglie Andrea Di Marcello, Faggi prova ad accelerare l'Ambra, solito cambio, attacco difesa, rientra Maraldi, calma il gioco Raupenas, Maraldi prova ad accelerare, bello il suo servizio a sorpresa per Andrea Di Marcello, c'è un cartellino giallo per Riccardi, il numero 7 del Fondi, 3 minuti e 52 di gioco. In vantaggio l'Ambra 2-0 sul Fondi, rimasto qualche problema dolorante. Andrea Di Marcello, fermo il gioco, è richiesta la pulizia del parquet qui al Santa Filomena di Chieti. Raupenas, Maraldi, ripreso il gioco, 2-0 Ambra. Di Marcello in appoggio per Faggi. Faggi la botta, ha provato da fuori in appoggio, la parata di D'Angelis che si è fatto trovare pronto. Accelera l'Ambra, De Torre, il gol di De Torre, la prima segnatura del Fondi che arriva dopo 4 minuti e 20 di gioco, De Torre 2-1. A girare ancora il pallone l'Ambra, Faggi prova a servire Dei, buona la difesa di De Torre, c'è fallo però, il pallone che rimane nelle mani dell'Ambra che attacca, Faggi non si intendono con Di Marcello, c'è comunque un fallo, 9 metri. Ancora fallo su Maraldi, difende bene Antonio, Raupenas, lo scalare Dei a spazio, la parata di D'Angelis, Di Cicco riconquista il pallone per il Fondi, accelerano i laziali, Antonio si guarda attorno, serve De Torre a sinistra, poi il fallo in attacco, palla persa, la riconquista ancora l'Ambra, Raupenas, Di Marcello con calma, la formazione toscana che sta in questi frangenti provando ad attaccare ragionando su difesa schierata, cerca maggior velocità invece il Fondi, piede ingenuo l'errore qui dell'Ambra, allora Riccardi, che parata Di Marcello che ha risposto bene. Ha ripreso il gioco Di Cicco, ha fatto ripartire l'azione. Antonio, De Torre, Antonio,
Di Cicco, Antonio ancora, poi De Torre, si alza lui, la palla che colpisce la traversa, poi la linea rimane fuori, non c'è gol, 2-1 sempre Ambra, 6-28 sul cronometro, accelera Raupenas, Andrea Di Marcello, palo anche per lui, due legni nel giro di 20 secondi da una parte e dall'altra. Adesso una fase veloce della gara, Riccardi, De Torre, l'incrocio, poi Antonio, la sua penetrazione, pareggio del Fondi, il gol del 2-2 è targato Antonio, giocatore che arriva dall'Angola, nazionalità angolana, settimo minuto, 2-2 fra Ambra e Fondi. Dall'altra parte c'è l'Ambra con Raupenas, ricordiamo che il Fondi ha necessità di vincere oggi se vuole cercare di rimanere attaccata all'unico pass qualificazione per le semifinali messo in palio in questa pool. Ovviamente anche l'Ambra ha bisogno di una vittoria per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di domani, ore 16, contro il Pressano che ieri a sua volta aveva battuto 25-21 il Fondi. De Torre, proprio i laziali in attacco, Riccardi, Antonio, una serie di incroci, Antonio, la parata di Di Marcello, il tiro smorzato dal muro dell'Ambra, Chiaramonti, l'accelerazione, poi il pallone che non viene agguantato da De Stefano, palla persa, Antonio ci pensa due volte ad accelerare, c'è il fallo in attacco, il contropiede subito, Dei, la finta e la rete, Gianni Dei, il gol che riporta avanti l'Ambra, 3-2, ottavo minuto di gioco. E ora Fondi che rallenta. 3-2 ha appena realizzato Gianni Dei. Riccardi, poi De Torre, Di Cicco, Riccardi. Spazio per i giovani, Pestillo, Riccardi e Di Cicco nel Fondi. La palla persa in attacco, c'è l'accelerazione che aveva cercato Chiaramonti nel servire Dei. Necessario però ripartire dai 9 metri. Ovviamente dell'Ambra, rimette in gioco Pierluigi Di Marcello, portierone dell'Ambra e della Nazionale Azzurra. Maraldi, poi Raupenas, il fallo di Antonio su Maraldi, 9 metri, fa ripartire l'azione Di Marcello, Maraldi ancora, difende duro, si fa sentire Antonio De Stefano, vediamo se si prende lui il tiro, il pallone che finisce di un nulla al lato della porta difesa da D'Angelis, che ora deve recuperare il pallone, finito dietro la rete di protezione, ripartito il gioco, 3-2 Ambra, siamo al minuto 10. Del primo tempo, seconda gara della pool di qualificazione alle semifinali scudetto di Serie A maschile. Attacca il Fondi, Antonio si prova ad alzarsi, difende bene Raupenas. De Torre con un doppio pivot il Fondi. De Torre, poi Antonio. Antonio, il pallone che finisce fuori, la sua conclusione fuori misura. Poi dall'altra parte ci ha provato Di Marcello, para D'Angelis. Antonio, De Torre, il tiro e la rete. Il gol di De Torre. 3-3. Richiesta la pulizia del parquet nuovamente, 3-3 ha segnato De Torre per il Fondi.
si può riprendere. Perfetta parità, Ambra 3, Fondi 3. Lo stiamo per giungere all'undicesimo minuto del primo tempo. Faggi fa girare il pallone l'Ambra. Maraldi, Dei, Faggi tenta lui l'uno contro uno, poi Di Marcello che non trova compagni è costretto a tornare nuovamente su Faggi, sotto fallo, aveva provato la conclusione, fermato il gioco. Faggi ancora, Raupenas, Maraldi ha provato un servizio, pallone che non arriva a destinazione, velocissimo il contropiede del Fondi, Di Cicco forse spaventato dall'avversario è andato a chiudersi, a tirare con un'elevazione verso l'esterno, si è chiuso l'angolo, sul primo palo il suo tiro, ha parato bene Di Marcello, dall'altra parte Lambra che riparte da 9 metri dopo un fallo su Di Marcello. Il time out richiesto da Roberto Morlacco, tecnico dell'Ambra, che ha visto i suoi forse un po' troppo frettolosi in attacco, poco organizzati, 3-3. È un primo tempo di perfetto equilibrio, come era avvenuto del resto ieri fra Pressano e Fondi. 10-10 era terminato il primo tempo, poi Trentini, vice campione d'Italia, che hanno dimostrato di reggere meglio queste partite e questi ritmi. Nella ripresa hanno preso il largo, un massimo vantaggio che è oscillato fra le 5, le 6, le 7 reti, poi chiusura con una vittoria con il risultato di 25-21 più 4 con lo strappo che si è leggermente ricucito nel finale. E oggi ancora un'altra bella gara, 3-3 dopo 11 minuti, pochi gol anche oggi. Del resto la posta in palio è alta, perché l'abbiamo detto, chi passa qui al termine di questa pool d'ammissione a Chieti giocherà il prossimo 1 maggio in casa l'andata della semifinale scudetto contro i campioni d'Italia in carica del Bolzano, gara che si disputerà davanti alle telecamere di Rai Sport 2 alle ore 16:30 in diretta. Attacca il Fondi e attacca l'Ambra con De Stefano che manda ancora fuori, era già successo in avvio di partita, fuori misura il suo passaggio, Pestillo a spazio, la parata di Di Marcello su Pestillo. Pallone che torna però nelle mani di Fondi. Pestillo, poi Riccardi, De Torre, Antonio, il palleggio chiama a sé Di Manno che appoggia per Riccardi, poi l'incrocio, De Torre, c'è la doppia ma getta via il pallone malamente Andrea Di Marcello, lo riconquista ancora il Fondi che cerca la velocità con Di Cicco. De Torre calma il gioco, De Torre, Antonio lo fa girare a beneficio di Riccardi, poi Pestillo, Riccardi ancora, fa girare palla il Fondi, c'è un incrocio con il pivot Di Manno che rientra in posizione di pivot, Antonio va lui uno contro uno, poi scarica su De Torre che si alza, fuori misura, ha un altro errore al tiro, tanti errori da una parte e dall'altra, vediamo se Di Marcello che riesce a rompere la serie negativa, tocca solo D'Angelis, il gol del 4-3, di nuovo avanti l'Ambra quando siamo al 13° minuto e 15 secondi del primo tempo. Gioco momentaneamente fermo per permettere l'asciugatura del parquet del Pala Santa Filomena, esce De Torre nelle fila del Fondi, centrale Panariello molto utilizzato ieri, esordisce in questa gara al minuto 13. Come lui anche Gianluca Di Manno. Sempre fermo il gioco.
si può ripartire. Ambra 4, Fondi 3, minuto 13 del primo tempo. Gianluca Di Manno, poi Panariello, Riccardi, è uscito Antonio insieme a De Torre nel trio di terzini del Fondi. Panariello prova a servire Di Manno, poi Gianluca Di Manno, il pallone però recuperato da Lambra. Dei a spazio, se lo prende, la parata di D'Angelis. Tiro un po' frettoloso, poi altrettanto frettoloso il lancio di D'Angelis, che non riesce a servire come voleva Di Cicco, lanciato a rete. 4-3. Nulla di fatto. Attacca Lambra con Marardi che organizza, esce a uomo però Pestillo che gli impedisce di giocare il pallone. Allora Faggi che prova a chiamare a sé Di Marcello, è stretta la marcatura del Fondi, il tiro murato a Raupenas che non sta sparando come sua consuetudine. Si alza Raupenas, poi Maraldi, bel pallone per Di Marcello che sulla linea dei 6 metri fa valere il suo fisico. Doppio vantaggio Ambra, 5-3. Siamo a metà del primo tempo, è trascorso il primo quarto d'ora. Ambra 5, Fondi 3. Pestillo, poi Stefano Di Manno, Panariello, Gianluca Di Manno, Riccardi, Gianluca Di Manno, Panariello, Di Manno ancora sotto mano, si fa trovare pronto Pierluigi Di Marcello, la sua parata, ancora il pallone in mano al Fondi, Riccardi, l'errore, il contropiede, solo Chiaramonti, ha tutto il tempo, Chiaramonti va su e tocca solo D'Angelis, la rete di Chiaramonti, massimo vantaggio Ambra, 6-3 e time out richiesto da Giacinto De Santis. 15 minuti e 27 secondi trascorsi in questo primo tempo, Ambra che conduce 6-3 sul Fondi, seconda gara della pool, va missione alle semifinali scudetto della Serie A maschile, prima divisione nazionale. Giacinto De Santis ha voluto bloccare con questo time out il break positivo dell'Ambra che ha provato a fuggire sul più 3, 6-3 a favore dei toscani sul Fondi. Siamo a metà del primo tempo, Panariello, Riccardi, l'incrocio, ancora Panariello, poi provano a liberare la conclusione di Di Manno, la parata però di Di Marcello, nonostante la deviazione del muro, c'è il fallo, pallone che rimane nelle mani del Fondi. Gianluca Di Manno, Pestillo, Panariello, si alza lui, ancora il muro, tocca e poi sporca il pallone. Di Marcello lo devia sul fondo, può attaccare ancora Lambra che trova bene la velocità e il gol di Gianni Dei, bella la sua elevazione, tutta la sua esperienza poi nel beffare con un pallonetto morbido D'Angelis. 7-3, nuovo massimo vantaggio Ambra, più 4. Abbiamo superato il 16esimo minuto del primo tempo. Gianluca Di Manno in difficoltà, il Fondi adesso in attacco, Panariello difende bene Lambra, però Pestillo che si ritrova lì il pallone, dato a concludere da angolo di fatto morto, tutto facile per Pierluigi Di Marcello. E dall'altra parte sempre Dei, non perdona, Gianni Dei, 8-3, adesso break importantissimo dell'Ambra, sostituzione nelle fila del Fondi, è rientrato Martin Molineri, esce Pestillo dopo i due errori al tiro. Molineri, Riccardi,
Gianluca Di Manno prova a servire il fratello Stefano Di Manno, c'è un cartellino giallo per Faggi. Non era andato comunque al tiro Di Manno, quindi si ripartirà dai 9 metri. 8-3, 17esimo minuto del primo tempo fra Ambra e Fondi. Seconda gara della pool di qualificazione alle semifinali scudetto della Serie A maschile, prima divisione nazionale. Ieri il Pressano aveva battuto i laziali del Fondi con il risultato di 25-21. La gara di domani già definita in calendario. Pressano Ambra. Ore 16 in live streaming su fgh.it. Attacca il Fondi. Di Manno, Riccardi. Prova lui la penetrazione, non si passa dalle parti di Maraldi. Il giallo però è per Petras Raupenas, vecchia conoscenza del pubblico abruzzese perché aveva militato con la maglia della Tecnoelettronica Teramo negli anni scorsi. Naturalmente Raupenas anche vecchia conoscenza della pallamano italiana in generale, noti i suoi trascorsi con la maglia del Bologna e con quella del Sassari. Uno straniero origini lituane, sempre ai massimi livelli della massima serie italiana, sempre tra i migliori marcatori. Ripreso il gioco Antonio, che è rientrato, ha sostituito Riccardi, e ora De Santis sta riproponendo il suo set base, quello che aveva iniziato ieri contro il Pressano. Panariello, Di Manno, Antonio, c'è passi in attacco, deve ripartire dai suoi 9 metri l'Ambra. Maraldi, invariato il risultato, Ambra 8, Fondi 3, 18esimo minuto del primo tempo. È entrato Ballini, capitano dell'Ambra, ha sostituito Faggi come terzino destro, è uscito anche Di Marcello in attacco, resta Chiaramonti dopo la fase difensiva, Ballini, poi Maraldi si libera benissimo, Chiaramonti. Ma Maraldi bravissimo in più occasioni a trovare il pivot, allunga ancora l'Ambra, 9-3 adesso. Molineri, Antonio, Di Manno, prova lui l'uno contro uno, difende benissimo De Stefano. Di Manno, Antonio, Molineri, gira il pallone, attacco di Fondi, Antonio, poi Molineri, si alza il braccio del passivo, deve tirare Panariello, vediamo se riesce a liberare Di Cicco, pallone perso, è andato a concludere l'attacco di Fondi, giusto il passivo. 9-3 Ambra. Minuto 19 di questo primo tempo, seconda gara in calendario in questa pool d'ammissione alle semifinali scudetto. Ballini, poi il taglio di Dei, si muove molto Chiaramonti, si alza Petras Raupenas, la parata ancora Dei, il pallone lì ha parato D'Angelis, Raupenas, vediamo se tira di nuovo, ancora D'Angelis gli risponde, aveva sporcato il muro di Fondi, la conclusione del terzino lituano. Raupenas, Maraldi, il tiro sul muro, direttamente sul muro, operato da Di Manno. Antonio, vediamo, lui ci prova, il palo, palla che rimane lì e Fondi può organizzare ancora il suo attacco. Panariello, 20esimo minuto. Il tiro, molto bella la conclusione vincente di Gianluca Di Manno, 9-4, sblocca il Fondi con un tiro in appoggio in corsa.
quando stiamo per giungere al 21esimo, l'Ambra accorcia, anzi il Fondi accorcia sull'Ambra, 9-4. Maraldi, Ballini, poi Maraldi, Raupenas, Ballini, si alza Petras, Raupenas, il suo primo gol della partita, 10-4, 21esimo minuto. Torna sul più 6 la formazione dell'Ambra, c'è Fondi avanti adesso, Antonio si alza lui a due piedi tra le mani di Di Marcello, bella conclusione di Antonio, ha trovato davvero due bei gol il Fondi, le ultime due conclusioni, una di Antonio, l'altra di Gianluca Di Manno, 10-5 il risultato, 22esimo minuto del primo tempo. Ambra che per ora sta avendo ragione dei laziali con una partita molto ordinata, molto bene soprattutto Maraldi nelle fila dei toscani, giocatore sempre di grande sostanza, spreca pochissimo e soprattutto gioca molto per i compagni. Luca Maraldi, va lui, Maraldi tenta il sottomano, il pallone che colpisce il muro di Fondi e finisce in rimessa laterale, sempre per l'Ambra, cioè ha alzato il braccio del passivo, deve tirare De Stefano che non si è fidato del suo tiro, poi però è ricaduto a terra dopo l'elevazione commettendo infrazione di passi, l'incrocio di Antonio Di Manno, la parata dai 6 metri molto molto bella di Pierluigi Di Marcello, un gran gesto tecnico quello del portiere della nazionale. Calma il gioco, Maraldi, metronomo vero e proprio dell'attacco dell'Ambra, Ballini, fermato il gioco, necessaria la pulizia, asciugatura del parquet, c'è del sudore a terra. Ripreso il gioco, Ballini, Ambra 10, Fondi 5, 23esimo minuto del primo tempo, Di Marcello, Chiaramonti, Ballini, ha provato ad allargare Maraldi per Dei che poi aveva provato a servire Di Marcello, il pallone perso di Cicco, ben servito da Antonio, si apre molto bene Di Cicco, ancora meglio però Di Marcello. Sta chiudendo la porta per Luigi Di Marcello. Pallone che però è tornato nelle mani di Fondi. Di nuovo in attacco i toscani. Fermo il gioco ancora. Alla ripresa attaccherà il Fondi. C'è stato l'errore poco fa di Cicco con una grande parata di Pierluigi Di Marcello. Pestillo che è entrato come pivot a sostituire Stefano Di Manno. Gianluca Di Manno, De Torre trova un buon tiro e una bella rete, 10-6. C'è una sostituzione nelle fila dell'Ambra, è uscito Gianni Dei, è entrato con il numero 3 Edoardo Morini come ala sinistra, rimane a terra Pestillo, c'è stato uno scontro di gioco.
Sempre vantaggio Ambra, 10-6. 24esimo minuto di gioco del primo tempo, si ricomincia. Ballini, la marcatura uomo di Pestillo su Maraldi, però ben liberato dai compagni. Vediamo se rimane lì il pallone. Morini, la sua conclusione un po' frettolosa, para D'Angelis. L'attacco di Fondi, Di Manno, Antonio, lo scalare per Molineri sopra la testa di Pierluigi Di Marcello. 10-7, 25esimo minuto, torna sul meno 3 Fondi. Adesso la difficoltà è dell'Ambra, che riparte al piccolo trotto passeggiando. Ballini, continua la marcatura uomo di Pestillo su Maraldi. Ballini, Morini, ancora lui al tiro e ancora la parata di D'Angelis. Due errori di Edoardo Morini appena entrato, che stanno dando l'opportunità al Fondi di accorciare ancora. Antonio, lo scalare per Molineri, se lo prende di nuovo la rete, seconda gol consecutivo. Ambra 10, Fondi 8, l'ottava segnatura del Fondi, che rimette in piedi la partita adesso. Era finita anche sul sotto di 6 reti la formazione laziale, che però non si è persa d'animo. Il pallone perso da Ballini, ingenuamente, piedi. E allora Antonio, l'apertura per Di Cicco, che gran gol! Una virgola davvero molto molto bella quella di Di Cicco, che permette all'Ambra, permette al Fondi di tornare sul meno uno. Un break importante quello della formazione del tecnico De Santis, molto molto bella, pregevole l'ultima rete di Di Cicco. 10-9, ridotta una sola rete il vantaggio dell'Ambra, che ha rimesso in campo subito Raupenas. Il suo tentativo è finito alto sopra la traversa, ma sotto fallo. Allora 9 metri, Raupenas ha subito rimesso in campo anche Gianni Dei e Andrea Di Marcello. Roberto Morlacco, che aveva provato a far rifiatare i suoi uomini migliori, non ha perso tempo il Fondi, che ha subito accorciato, è tornato sul meno 1. 10-9, 2 minuti per De Torre e Maraldi, che si sono detti evidentemente qualcosa dopo l'ultimo scontro di gioco. Un 2 minuti ciascuno per placare gli animi. Aveva provato ad andare l'uno contro uno di Ballini, ha commesso passi però sotto fallo. Allora 9 metri, Raupenas si alza, il muro vincente di Antonio, fallo però della difesa del Fondi. Nove metri ancora per l'Amba, vediamo Raupenas, esce bene Antonio. Allora Ballini, l'incrocio per De Stefano, sfondamento in attacco, palla persa. E ora Fondi ha in mano la palla del possibile pareggio, dopo essere stato sotto anche di 6 reti in questo primo tempo. Al 28esimo minuto della prima frazione di gioco è soltanto di un gol il divario, conduce l'Ambra 10-9, ma Fondi ha in mano la palla per pareggiare. Niente, nulla di fatto, contropiede Ambra, Gianni Dei, il gol dell'11-9. C'è stato uno scontro fortuito qui fra D'Angelis e Dei sull'elevazione dell'ala sinistra dell'Ambra. Il portiere del Fondi ha toccato con il piede nel tentativo di parare la conclusione, è rimasto ora a terra Dei. Ciò che conta però è il gol dell'11-9 a un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo, sempre Ambra in vantaggio, 11-9.
ma partita più viva che mai, tutta da giocare. Molineri, poi Di Cicco, Di Manno, Molineri, squadre con un uomo in meno per parte, dunque parità numerica, sono usciti per due minuti per reciproche scorrettezze Maraldi e De Torre. Di Cicco, l'elevazione, si alza il braccio del passivo, deve tirare Antonio, ha parato Di Marcello. E Ambra che torna in avanti, Ballini. Stanno per rientrare tanto Maraldi quanto De Torre. Ultimi 40 secondi del primo tempo, Ballini, rientrano squadre in parità numerica nuovamente. Vediamo Ballini, è andato a concludere. Fuori misura il suo tiro, era penetrato bene, poi sui 6 metri ha sbagliato il tiro. E allora Di Manno sbaglia lui il contropiede velocissimo, del gol del 12-9. Contro break Ambra, da 10-9 a 12-9, proprio sul finire del primo tempo. Vediamo se Fondi si prende l'ultima conclusione, mancano 3 secondi, forse non ce la fa la formazione laziale. Il primo tempo finisce così, Ambra 12, Fondi 9, seconda gara della pool di qualificazione alle semifinali per la scudetto di Serie A maschile, prima divisione nazionale. Torniamo fra pochi istanti con il secondo tempo qui dal Pala Santa Filomena di Chieti.
Tutto pronto per riprendere il secondo tempo fra Ambra e Fondi, 12-9 il risultato che ha chiuso i primi 30 minuti, match valido per la pool di qualificazione alle semifinali scudetto. Chi passa qui a Chieti fra Ambra, Fondi e Pressano raggiunge il Bolzano in semifinale scudetto e giocherà in casa l'andata l'1 maggio prossimo, il 1 maggio alle ore 16:30 in diretta televisiva su Rai Sport 2. C'è stato un errore intanto nel tentativo di lancio di Pierluigi Di Marcello e l'attacco è ancora del Fondi con la parata ancora di Di Marcello adesso sul tiro di Panariello. Dei, la sua elevazione sul primo palo copre bene D'Angelis. Pallone che però è finito in messa laterale per l'Ambra. Raupenas, c'è la marcatura uomo solita di Pestillo su Maraldi. Raupenas, la sua finta, il passi però fischiati al terzino lituano. Si riparte Antonio Raupenas che tocca il pallone e lo manda
fuori dal rettangolo di gioco, dal 40-20 del Pala Santa Filomena. Attacca ora il Fondi, Panariello, poi Antonio, De Torre ha spazio per caricare il tiro, la parata di Di Marcello, bene i due portieri in questo inizio di secondo tempo. Il tiro di De Stefano che trova il gol nonostante il colpo di Panariello, ha potuto solo toccare D'Angelis. 13-9, allunga ancora la formazione dell'Ambra, 1 minuto e 47 sul cronometro in questo secondo tempo, 13 Ambra, 9 Fondi. Fondi che attacca nel tentativo di accorciare, aveva avuto un passaggio positivo nel primo tempo la compagine di mister De Santis, che sotto prima anche di 6 reti, poi era tornata sul meno 1 nel finale di tempo, però il break dell'Ambra aveva chiuso sul 12-9 il primo tempo. Adesso 13-9, attacca Fondi, buono il muro di Andrea Di Marcello sul tiro di Antonio. Il tiro d'angolo rimette in gioco il Fondi, Antonio il suo uno contro uno, poi Panariello che va come secondo pivot, De Torre, Pestillo, De Torre, palla che finisce, c'è stato il passivo, fischiato, non è riuscito a concludere il Fondi, palla persa, nulla di fatto, vediamo Maraldi, lo scalare per Dei che prova a concludere, è stato toccato, fase di conclusione, 7 metri, tiro di rigore conquistato dall'Ambra. Avanti 13-9 dopo 33 minuti di gioco. Dalla linea dei 7 metri si presenta Luca Maraldi. Proverà a opporsi D'Angelis, estremo difensore del Fondi. La finta di Maraldi e il pallone sotto la traversa. 14-9. 33 minuti, 28 secondi di gioco complessivi qui alla Pala Santa Filomena, seconda gara della pool di qualificazione alle semifinali scudetto. Ieri Pressano ha battuto Fondi 25-21. I laziali devono vincere se vogliono restare in partita, in caso di sconfitta si giocherà tutto domani fra Ambra e Fondi, c'è in palio l'unico pass di qualificazione per i playoff, playoff ai quali hanno già ottenuto l'accesso. Invece Bolzano, che attende di conoscere la sua avversaria dalla gara di domani, e Terraquilla Carpi Junior Fasano, che sarà invece l'altra semifinale già sorteggiata. C'è stato il fallo intanto su Ballini. Nove metri in favore dell'Ambra, si è alzato il braccio del passivo, deve concludere Ballini, va lui al tiro, toccato duro, si guadagna un fallo importante perché adesso potranno provare a liberare il tiro i tiratori del team toscano, in particolare Petras Raupenas che si avvicina ai 9 metri, proveranno a fargli spazio ai compagni. Raupenas si alza, ha provato a servire Di Marcello, il pallone che resta lì e il gol molto bello di De Stefano. 15-9, ha allungato ancora l'Ambra, un nuovo break. Antonio, poi Di Manno aveva provato a servire il fratello Stefano, Di Manno non ci arriva, però c'è fallo. Attacca Fondi, Di Manno, poi Antonio, Pestillo, prova lui, gli risponde ancora la grandissima Di Marcello, il contropiede, la seconda fase
è il gol di Gianni Dei, che nella conclusione però ha sfiorato il volto di D'Angelis. Va subito a scusarsi, molto corretto Gianni Dei. E sostituzione tra i pali del Fondi, esce D'Angelis, entra Marco Amendolaggine. Antonio, poi Panariello, Di Manno, Lauretti, Panariello, Antonio, si alza Antonio, molto bella la sua rete, a piedi uniti l'elevazione, grandi doti fisiche per il terzino che arriva dall'Angola, aveva già giocato in Italia con le maglie di Prato e Gaeta. Attacca l'Ambra, Ballini, 16-10 il risultato, 36esimo minuto, anzi 37 adesso. De Stefano, Maraldi, bella la sua conclusione, braccio basso sul fianco del difensore, sorpreso Amendolaggine. Che riceve poi indicazioni dal più esperto D'Angelis. Di Manno, Antonio, entra come doppio pivot Panariello, si alza Di Manno, non riesce però a liberare il pivot, ci ha già provato in un paio di occasioni, è strettissima la marcatura però della difesa di Fondi, della difesa dell'Ambra. Attacca ora il Fondi. Panariello! Il tiro, palla che colpisce il palo. Ambra 17, Fondi 10, 38esimo minuto. Di Manno. Suo palleggio, poi Panariello. Il suo tiro para Di Marcello, palla che rimane all'Ambra. Ballini, accelera lui, poi Raupenas che calma il gioco. Maraldi, vediamo se va lui uno contro uno, sì, buono il suo scavalcamento, non seguono l'azione i compagni. Deve ricominciare Ballini, provato a concludere, palla che termina a lato, vediamo se c'è fallo. No, c'è stato comunque un tocco del muro però, e allora tiro d'angolo, rimette in gioco De Stefano. Ballini, ancora il suo palleggio, poi Dei e la bella parata di Amendolaggine. Antonio va lui uno contro uno, benissimo per liberare Molineri che va su, osserva molto bene Di Marcello e lo trafigge, 17-11, 39 minuti di questo secondo tempo fra Ambra e Fondi. Toscani che conducono con un margine per ora rassicurante. Raupenas, molto bello il suo servizio a liberare Chiaramonti, palla che però colpisce il palo sul tiro di Edoardo Chiaramonti e finisce fuori. Rimette in gioco Amendolaggine, accelera il Fondi, Antonio va sempre su a due piedi, che gol Antonio Filipovic, all'incrocio dei pali può solo guardare stavolta Di Marcello che nemmeno accenna alla parata. 17-12, scocca ora il decimo minuto del secondo tempo, 40 complessivi, il risultato è Ambra 17, Fondi 12. Raupenas, molto aggressiva qui la difesa di Antonio che sta trascinando i suoi. Maraldi, il suo bel tiro, anche qui stanno trovando belle conclusioni. 18-12, la rete è stata di Maraldi, sempre più 6 Ambra. Di Manno continua a giocare il Fondi però che non molla.
Parariello, Antonio, uno contro uno, poi si prende il tiro, beffato sul primo palo, terza rete consecutiva per Filipovic Antonio. 18-13. Ha provato un passaggio lungo Maraldi per Chiaramonti, che però non era attento. C'è stato comunque il piede, poi risponde la parata di Amendolaggine sul tentativo di Maraldi. Ancora Maraldi che gestisce il pallone, serve De Stefano, c'è stato il fallo della difesa di Fondi. 18-13, Dei fuori misura, il pallone di Maraldi. Siamo per giungere al 42esimo minuto complessivo. In attacco c'è il Fondi, Molineri, Antonio, Parariello. Taglio di Lauretti che perde il pallone però di mano, glielo ruba con astuzia De Stefano. Dei, il tiro, palla nell'angolo. 19-13 adesso. Sostituzione tra i pali per Lambra, mentre Dei è a terra. Crampi per lui. Tra i pali dell'Ambra entra Matteo Trinci, esce Pierluigi Di Marcello. Indubbiamente una delle coppie più affidabili della Serie A maschile, prima divisione nazionale, quella di portieri dell'Ambra. Pierluigi Di Marcello e Matteo Trinci. Trinci lo ricordiamo in particolare in questa stagione per la grande partita contro Bolzano ai quarti di finale di Coppa Italia, quando i toscani avevano eliminato i campioni in carica altoatesini. Adesso c'è il Fondi in attacco, Gianluca Di Manno, fuori misura il suo tiro, palla fuori, la recupera Trinci. È Maraldi a gestire l'azione. Andrea Di Marcello come centrale, Maraldi terzino sinistro, Ballini. Poi Chiaramonti, Maraldi, eccolo in palleggio, Maraldi si alza lui, il tiro tocca, ma non para Amendolaggine. 20-13, più 7, Ambra. Vantaggio che si fa sempre più rassicurante, margine sempre più ampio in favore dei toscani quando siamo al 43esimo minuto. Si gioca naturalmente sulla lunghezza dei 60, Stefano Di Manno, impatto più che positivo di Trinci con la gara, subito una grande parata su conclusione dai 6 metri. 20-13, il pallone che però rimane nelle mani di Fondi mentre si procede con l'asciugatura del parquet del Pala Santa Filomena. Ripreso il gioco, abbiamo detto 20-13, Ambra sul Fondi che attacca con De Torre in maglia rossa, il Fondi. Invasione di Di Marcello nel recupero del pallone, ancora i laziali avanti, Panariello passi, contropiede, vediamo De Stefano, vediamo se arriva lui sui 6 metri, sul primo palo battuto Amendolaggine, nuovo massimo vantaggio dell'Ambra, più 8 sul Fondi, 21-13. Esce Dei, rientra Morini. Pallone
Pallone perso ancora in maniera ingenua dal Fondi. Morini, 22-13, l'allungo forse decisivo adesso dell'Ambra, più 9, e chiama il time out Giacinto De Santis, che prova a bloccare l'ondata toscana della squadra di Morlacco. 22-13, stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco, mancano 15 secondi allo scoccare del 45esimo. Time out dunque per Giacinto De Santis e Roberto Morlacco. Time out terminato, 22 Ambra, 13 Fondi. Entra Riccardi per il Fondi, è uscito Di Manno, è uscito anche Panariello, è rientrato De Torre. Antonio sempre in campo invece, vero trascinatore dei laziali nonostante lo svantaggio. L'errore di De Torre, la palla che resta lì nelle mani dell'Ambra, che riparte con Trinci ora a recuperare il pallone, lo rimette in gioco l'estremo difensore della squadra allenata da Roberto Morlacco. Ballini, poi Di Marcello, Ballini ancora, Di Marcello, il cambio di posizione. Attacca ora l'Ambra, va a concludere il gol di Carlo Mannori, appena entrato, era andato a sostituire Chiaramonti come pivot. Carlo Mannori trova il gol, naturalmente ora spazio a chi solitamente ha qualche minuto in meno in campionato per l'Ambra, che gestisce un vantaggio addirittura di 10 segnature. Entrati Mannori e Morini. De Torre libera il destro per il meno 9, 23-14. Attacca Di Marcello per l'Ambra, sempre marcatura uomo di Pestillo su Maraldi. Mannori, poi Di Marcello, Ballini colpito al volto fortuitamente da Antonio, che stava sbracciando in difesa e lo ha colpito sul naso, lo aiuta a rialzarsi. Mannori si aspetta il fischio, Maraldi, la finta di Maraldi, va lui al tiro, para Amendolaggine. Attacca il Fondi Riccardis, poi bella palla di Antonio per Stefano Di Manno, il gol del 23-15. Filipovic Antonio è sicuramente il migliore per la formazione del Fondi, più propositivo in attacco, ha trovato belle conclusioni, bei servizi per i compagni. Ballini, De Stefano, fuori misura il suo tiro, c'è stato però il tocco del muro. Tiro d'angolo, time out, stavolta richiesto da Roberto Morlacco, dunque dalla panchina dell'Ambra. 23-15, Ambra sul Fondi.
23-15 Ambra Fondi. Di Marcello, Ballini, Mannori, Di Marcello, poi Ballini che prova a liberare Morini, il suo uno contro uno, c'è fallo. Mannori, poi Raupenas. C'è il braccio del passivo alzato, deve tirare Raupenas sul muro, pallone che rimbalza sulla testa di Antonio e rimane lì. Lo perde male Mannori, poi lo recupera, caparbietà quella di Mannori che non si è arreso nonostante un primo errore e ha riconquistato il pallone in favore dei suoi. Ballini, Di Marcello, fallo su Ballini. Si alza Raupenas, ancora un muro. C'è stato piede di Raupenas. Antonio, che bello uno contro uno, poi Molineri. Davvero un gran gol quello di Martin Molineri, bel pallonetto a sorprendere Trinci, palla che si è andata a infilare nel 7, 23-16, c'è spazio anche per qualche bel gol. Nonostante una posta in palo sicuramente alta, perché chi passa qui a Chieti fra Ambra, Fondi e Pressano, terza squadra che ieri ha battuto il Fondi 25-21, accede alle semifinali per lo scudetto e giocherà l'1 maggio prossimo in diretta su Rai Sport 2 alle ore 16.30 contro i campioni d'Italia del Bolzano. Esordio in casa per la vincente di questa pool d'ammissione nelle semifinali scudetto. Il 3 maggio invece al Palaborsi di Rubiera, ore 20.30, l'altra semifinale che opporrà Terraquilla Carpi e Junior Fasano nel remake della finale di Coppa Italia del febbraio scorso che aveva visto trionfare i pugliesi. Le due squadre replicheranno stavolta in terra pugliese, in terra fasanese, l'8 maggio successivo in diretta su Rai Sport 1, ore 19.30. La parata intanto di Matteo Trinci sulla conclusione in sottomano di Gianluca Di Manno. Poi Lauretti, si prende lui il tiro, ma Trinci risponde ancora alla grande. Lauretti, Gianluca Di Manno, poi Riccardi, palla che finisce fuori, il suo sottomano fuori misura. Raupenas, uno contro uno, Petras, Raupenas, serve Di Marcello, il gol, torna a segnare l'Ambra, 24-16, entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco della gara, sempre avanti l'Ambra, abbastanza significativo il parziale, grande parata adesso di Trinci su Lauretti, c'è la rimessa laterale però del... per il Fondi dopo la parata di Trinci. Di Manno, fallo su di lui. Di Manno, Riccardi, poi Di Manno, tentano il la conclusione a volo giocatori del Fondi, fuori misura il passaggio di Di Manno per Molineri. Raupenas, Pestillo che riesce a recuperare un buon pallone per i suoi, vediamo se arriva a destinazione, un po' fortunato Pestillo, Molineri, il gol in contropiede del 24-17, quando mancano 8 minuti alla fine di questo match, c'è la segnalazione di passivo per l'Ambra che va a concludere con
Ballini, il pallone murato, il contropiede, Pestillo va su, onorato Pestillo, gol del 24-18, Fondi mini break 2-0. E calma l'azione Raupenas, era stata costretta a concludere con fretta l'Ambra per una segnalazione di passivo, dovuto ovviamente al fatto che i toscani avevano temporeggiato troppo nel tornare a giocare dopo il gol subito. Il Fondi ne ha subito approfittato, adesso un altro fallo in attacco dell'Ambra, ha recuperato il pallone dal Fondi, Molineri, Di Manno, ha parato Trinci, poi sulla ribattuta Di Manno ha riconquistato il pallone dall'interno dei 6 metri, dunque invasione, Ballini, la calma chiamata in modo veemente dalla panchina da Roberto Morlacco, Ballini, Chiaramonti, De Stefano, invasione, minuto 23, 24-18 in favore dell'Ambra sul Fondi. Di Manno il gol, 24-19, Maidoma la squadra di De Santis, nonostante uno svantaggio abbastanza pesante, sta provando piano piano a risalire la china, 19-24, e rientra in campo Maraldi, un'altra palla persa da De Stefano, e ora in difficoltà l'Ambra, che sarà forse rilassata troppo prima del dovuto, perché il Fondi continua a giocare. Di Manno, muro di Raupenas, calma il gioco De Torre, è stato costretto a rimettere in campo subito Maraldi Roberto Morlacco perché i suoi stavano perdendo la testa. De Torre si alza, lui tocca Trinci, il gol 24-20. Rientrato anche Chiaramonti. Adesso l'Ambra ha la possibilità di chiudere la partita. In caso di errore invece con il Fondi di nuovo in attacco sarebbe tutto in gioco. De Stefano, Chiaramonti, para Vendolaggine, attenzione, 24-20, ultimi 5 minuti, deve accelerare il Fondi, Lauretti se lo prende, il gol, attenzione, 24 Ambra, 21 Fondi, incredibile, con 5 minuti ancora da giocare, il time out richiesto da Morlacco che allarga le braccia sconsolato, i suoi stavano gestendo un vantaggio anche di 10 segnature. Break 5-0 del Fondi, e adesso Morlacco è costretto a parlarci su. È tutta da vivere quest'ultima parte di Ambra Fondi, minuto 25 del secondo tempo, ne mancano 5 alla fine della gara, poco meno di 5 anzi. E l'Ambra conduce 24-21, un vantaggio che è molto diminuito. Si è passati dal 24-16 al 24-21. Nel giro praticamente di 5 minuti, con un gol per minuto, il Fondi si è rimesso in partita. Ultimi 5 minuti, abbiamo detto, 3 reti da recuperare per i laziali, che in caso di sconfitta uscirebbero definitivamente dalla corsa per le semifinali scudetto, che sarebbe affare di Ambra e Pressano domani nella gara in programma alle ore 16 qui sul neutro del Santa Filomena di Chieti. Palla in mano per l'Ambra, Ballini,
Raupenas, vediamo, sarebbe importante per l'Ambra riuscire a segnare, vediamo Pestillo. Poi il gol di Gianni Dei che ridà sicurezza all'Ambra, 25-21. Lo stiamo per giungere al minuto 56 del secondo tempo. De Torre, Gianluca Di Manno, va lui in palleggio, poi arriva sui 6 metri e segna. La rete del 25-22, 4 minuti da giocare, sempre più 3 Ambra. Ballini in palleggio. Di Marcello, poi Dei, Raupenas ha spazio per provare a concludere, c'è il fallo di Antonio, 3 minuti e mezzo alla fine, rimette in gioco Di Marcello, Raupenas arriva sui 6 metri, c'è ancora un fallo però, passano i secondi, 26 e 43 del secondo tempo, Maraldi, ma uno contro uno, si infila, molto molto bella la rete di Luca Maraldi, vero trascinatore della formazione di Morlacco, trova un gol importantissimo con 3 minuti da giocare, più 4 Ambra, 26-22. De Torre, Gianluca Di Manno, poi Antonio, Molineri, Antonio si alza, De Torre fuori misura, è un errore pesante questo perché adesso l'Ambra ha la possibilità di attaccare e di gestire e difendere, un vantaggio di 4 marcature. 2 minuti e mezzo restanti. Raupenas, il gol. 27-22, la partita è praticamente chiusa. Pestillo. Ha provato Gianluca Di Manno a servire Stefano Di Manno, capitano del Fondi. Sotto fallo. Abbiamo detto 27 Ambra, 22 Fondi. Mancano 4 secondi per giungere al minuto 58. Si alza De Torre sulla ripresa del gioco, il gol del 27-23, mancano 2 minuti, vediamo se prova ad alzare la difesa al Fondi, no, si schierano ancora sui 9 metri giocatori laziali, perde il pallone Naldoni, Antonio, il gol di Gianluca Di Manno, 24-27, sempre l'Ambra avanti, ultimo minuto e mezzo. Di Marcello, Ballini riconquista il pallone, Molineri accelera il Fondi, Pestillo il tiro, palla all'incrocio dei pali, 27 Ambra, 25 Fondi, ultimo minuto, alza la difesa il Fondi, tenta il tutto per tutto la squadra di De Santis, ultimi 50 secondi, 2 reti da recuperare, scivola Ballini che tiene però il pallone tra le mani, poi lo scarica su Di Marcello, si alza il braccio del passivo, tira la parata, ultimi 40 secondi, deve accelerare il fallo di Andrea Di Marcello. 2 minuti per lui. Fermo il tempo, 59 secondi e 25 di gioco, ha chiamato il time out Giacinto De Santis, abbiamo detto fermo il tempo, Ambra 27, Fondi 25, De Santis che vuole il time out per organizzare quest'ultima
fase di gioco, ultimissimi secondi, 35 secondi da giocare. E Fondi che vuole provare a recuperare due reti, sarà durissima. Ma naturalmente fa bene mister De Santis a tentare il tutto per tutto. Ovviamente ci parla su anche Roberto Morlacco che da par suo organizza la difesa. Una partita, quella di oggi, fatta di break e contro break da una parte e dall'altra. Ambra che era stato addirittura avanti sul più 10, poi Fondi pian piano ha ricucito lo strappo e adesso ultimi secondi da giocare. Fermato subito il tempo. Qualche problema con il cronometro. Stabilito il tutto, 35 secondi da giocare, 27 Ambra, 25 Fondi. Subito lo scalare per Lauretti, vediamo il gol, attenzione, attenzione, 27 a 26. Ci sono da giocare 20 secondi. Il fallo su Maraldi, 15 secondi. Ballini perde il pallone, incredibile, scivola Lauretti, Maraldi, poi la palla è lì, attenzione. 4 secondi, 3, 2, 1, finisce Ambra, batte Fondi 27 a 26 in un finale di partita davvero avvincente. L'Ambra vince e affronterà domani il Pressano, già vittorioso ieri nella gara contro il Fondi, in quella che sarà la partita decisiva per stabilire la qualificata alle semifinali per lo scudetto della Serie A maschile, prima divisione nazionale. Il Fondi termina qui il suo calendario ed esce con due sconfitte. Ieri 25 a 21, oggi 27 a 26, domani ore 16, Ambra Pressano, naturalmente in live streaming su fgh.it, rimanete collegati sul sito fgh.it per gli aggiornamenti sulla Serie A1 femminile che oggi vede disputarsi la quinta giornata della pool playoff, un gara importante per l'accesso alla finale. Grazie per averci seguito, una buona serata.